Buonasera a tutti, mi chiamo Gianluca Corani, ho 47 anni, faccio il professore architetto con studio a Firmo Tasco, abito a Castrate da 10 anni ormai e sono sposato e ho due figli che frequentano la primaria di Castrate. Cosa dire, sono membro del Consiglio di Entologia dell'Ordine Architetti e sono vicepresidente del Consiglio d'Istituto. Mi hanno affidato l'incarico di parlare di due temi scottanti, il PGT e l'illuminazione pubblica. Iniziamo. Il PGT viene approvato dalla fine del 2011. Bene, guardiamolo insieme. Le premesse del piano, quando è stato formulato, erano salvaguardia dell'ambiente e contenimento dell'uso del suolo. Vediamo in realtà se sono vere queste cose. Allora, io vedo, da primo acchito, io ho notato, quando superficialmente, ma in realtà come un semplice cittadino si appoggia a questo piano, io ho notato subito un sacco di verde. Ho detto, mamma mia, ma che bel piano, guardate qui. Tutta l'area verde, aree verde, aree verde, aree verde, queste aree qua. Sapete cosa sono? Uno cosa pensa? Io ho pensato subito a parchi, a aree verdi. In realtà non è fatto così. Guardate qui. Questo è lo simbolo che dice verde, ville con verde, però c'è una volumetria di 0,6 metri cubi su metro quadrato. Quindi non è affatto vero, non è prato. Questo qua è tutto area edificabile. Allora, ci sono sì delle aree ci sono sì delle aree già edificate, in parte già edificate, ma il problema non sta tanto qua. Il problema sta in queste aree qua, queste. Dov'è che le... queste aree qua. Questi qua sono nuovi piani di utilizzazione, sapete. Ci sono parecchie volumetrie in gioco. Il problema col gioco dei colori sembra proprio che sia un parco, in realtà non è così. Cioè, è possibile che ci sono tutti i colori, sono stati usati solamente il marrone, il verde e il marroncino, ma ne sono altri. Infatti le aree edificate sono il marroncino, marroncino più chiaro a seconda della volumetria. Sapete come sono state rappresentate le aree fatte dalla precedente amministrazione? In rosso. A me sembra veramente una presa in giro, scusate. Vediamo adesso i numeri. Allora, vediamo qui. Allora, edificazione del residuo da BRG vigente. Alla fine ci sono in ballo di piani già in parte attuati o da ancora attuare 23.000 metri cubi. Andiamo oltre, sotto. Edificazione del residuo tessuto consolidato, altre 21.153 metri cubi. Oltre. Questi qua sono i famosi piani verdi, quelle le aree che sembravano parchi, altri 16.400 metri cubi. Non sono pochi 16.400, fate diviso 3 e scoprite quanti sono. Andiamo avanti ancora. Altri permessi di costruire convenzionati, scendi che non ho il risultato finale, altri 4.393 metri cubi. Oltre, andiamo oltre e facciamo la lettura finale, che questa è più carina. Allora, poi piani di recupero, vabbè, queste sono aree dismesse, che pienamente d'accordo sul discorso dell'utilizzo dei piani delle aree dismesse. Altri 10.150 metri cubi. Alla fine, cosa abbiamo? Se sommiamo i 23.700, 21.000 e 43.000, lo sapete che numeri ci sono? Ci sono in ballo 88.000 metri cubi, equivalenti a circa 29.000 e passa metri quadrati. Cioè che valgono? Allora, teoricamente risultano un incremento di 587 abitanti, ma in realtà questi numeri sono ben diversi. Questo qua è solo un discorso teorico, in realtà sono molti di più perché alla fine stiamo parlando di ben 20, quasi 30.000 metri quadrati. Fate conto che sono oltre 400 abitazioni, non sono poche.
Vediamo l'altro lato. Verifica il consumo del suolo rispetto al limite del piano provinciale. Questo va di posizione dalla provincia. Superficie ammissibile alle espansioni. 23.897 metri quadrati. Vediamo come è stato fatto veramente il nostro piano, a vedere se veramente ha fatto, come le premesse dicevano, salvaguardia dell'ambiente e contenimento dell'uso del suolo. Soprattutto questa parola, contenimento dell'uso del suolo. Allora, 23.000 erano il limite massimo. Noi abbiamo fatti 22.500 metri. Li abbiamo occupati. Ciò vuol dire che noi abbiamo risparmiato la bellezza di 1.397 metri quadrati. Sapete cosa sono 1.397 metri quadrati? Un'inezia. Io posso dirmi da parte mia, io mi sento sinceramente preso veramente in giro, ma non tanto per me che sono un tecnico, ma soprattutto per voi, perché ripeto, io sono un tecnico e posso arrivare a capire queste cose, ma un tecnico, una persona anziana, è stata presa in giro e sono veramente convinto di questa cosa. Altro discorso, l'illuminazione. Io non è che sia contrario all'illuminazione a LED, anzi sono assolutamente favorevole. Io nei miei interventi faccio spesso e volentieri utilizzo di illuminazione a LED, ma in questo caso non è tanto il problema dell'illuminazione a LED, il problema è stato il metodo che è stato utilizzato. E adesso vi racconto. È stato fatto un bando pubblico per l'assegnazione del servizio di illuminazione e sostituzione di tutte le illuminazioni pubbliche, sono più o meno oltre 900 pali. Ok? Sentite bene le date, ascoltate bene le date. È stata indetta la gara il 28 luglio 2012. Sapete quando è stata la scadenza? Si parla di 189.000 euro annui per 20 anni, ogni anno l'amministrazione deve pagare a questa società 189.000 euro. La scadenza dell'appalto scade dopo due mesi, 28 settembre 2012. Io dico, non si può pensare di fare un appalto di questa portata per il paese per 20 anni. Io penso che il figlio 10 anni, fino a 30 anni si cura questa cosa. Va bene, è assurdo. Allora, torniamo a cosa succede, cosa è successo. In due mesi non c'era modo di partecipare a tante società. Esito della gara, vince questa società con un ribasso più o meno del 3%. Subito dopo, nel dicembre, quindi assegna l'appalto a novembre, nel dicembre subito fa ricorso al TAR. Ma noi siamo più grandi, cioè questa amministrazione va oltre queste cose. Cosa succede? C'è un ricorso al TAR, cosa facciamo? Il 30 maggio del 2014 ce ne sbattiamo altamente di quello che sta succedendo e i lavori partono comunque. Sapete il risultato adesso? Il TAR, in data 12 marzo 2015, quindi tre mesi fa, annulla la gara d'appalto e chiede al comune di rifare l'appalto. Adesso cosa ci troviamo comunque? In questa parte più carina ancora, Dalle belle strade, dei bei marciapiedi belli rotti, che ovviamente sul capitolo dell'appalto c'è ripristino, si parla di ripristino. E questa è una. E la cosa più carina, sapete cosa è successo? Guardate questa cosa qua. I doppi pali. Sapete cosa succederà? Questa cosa qua, chi se la prende in carico e toglierla? Nessuno. Quindi saremo la peppa di tutti i paesi di Nieto qui. Quindi abbiamo solo noi, però no. E beh, abbiamo sempre qui. Ma io dico, ma senza pazienza, ma c'era così fretta di fare questo appalto? Questa grande fretta, ma ci guardano prima le cose, non lo so adesso la soluzione. Tra l'altro, mi sono dimenticato che entro il primo anno noi a questa società qua dobbiamo dare 330.000 euro, perché non ne sono bastanti 189.000 euro. Entro il primo anno dobbiamo rispondere per 330.000 euro esatti. Come una tanto un perdere il rifacimento dei pali. Certo, la campionata. Dai dati, sinceramente risparmio non ho capito io. Io mi sono controllato un po' i dati. Adesso, su questo aspetto, mi
perché sei ancora pochino di perché non ho i dati necessari. Ok, i corpi dominanti saranno nuovi, bellissimi, ma mi ricordo una cosa, la tecnologia LED è solo agli albori, all'inizio. Tra 20 anni questi pali qui saranno già obsoleti. Comunque io non so voi, ma come cittadino di Casnate, sinceramente, io mi sento veramente preso in giro da questa cosa. Io non ritengo che questa amministrazione sia più credibile, ma non lo dico come candidato, lo dico come cittadino. Ma guardate le cose, veramente, non vi fermate alla copertina del libro e andate a vedere lì dentro cosa c'è. Tutti questi dati, io non sono un detective o che cosa, lo sono aperto, basta entrare nel sito del comune e trovare tutti questi dati. Io adesso spero che nei prossimi giorni, per facilitarvi, li metteremo sul nostro sito. Così potete andare a verificare quello che dico. Ho chiuso, grazie.